Tutti noi, da ragazzini, abbiamo almeno una volta nella vita giocato a GTA San Andreas, che sia per PlayStation 2 o per PC. Uno dei giochi evergreen più venduti della storia, con una trama appassionante e un gameplay con una longevità pressoché infinita. Ma tuttavia, questo gioco non è solamente questo. Uno degli aspetti che hanno reso ancora di più famoso il videogioco in questione sono sicuramente i molti misteri inclusi al suo interno. Notoriamente conosciuti sono quelli del Bigfoot, degli alieni e delle macchine fantasma, divenuti esponenzialmente famosi attraverso alcune teorie e foto sul web. Molte di queste ad oggi sono stati sfatati, in quanto semplici mod o glitch di varia natura, ma è ancora bello ricordare quanto da bambini i misteri del genere ci provocavano timore, e ci facevano ancora di più apprezzare il lato creepy di San Andreas. A questo punto, iniziamo con la top 5. Iniziamo parlando di uno dei primi misteri di una lunga serie, il primo per fama e notorietà per quanto riguarda anche le sue indagini, arrivate fino ai vertici della Rockstar Games. Creatura leggendaria anche nel mondo reale, i segni del Bigfoot in San Andreas erano molteplici. Il primo è arrivato in una brochure collegata all'uscita del gioco con dei ringraziamenti, tra cui figurava il nome di Bigfoot. Altri segni sono visibili all'interno del gioco. Impronte e formazioni di rocce che ricordano un piede del Bigfoot sono riscontrabili nella zona di Back or Beyond. Era opinione comune che si trovasse nelle zone di campagne boschive, in particolare nelle vicinanze del Monte Chiliad. Tuttavia, le molte fotografie sparse sul web erano fake, mod più precisamente, e non facevano altro che annebbiare ancora di più il dibattito. La situazione riguardo alla creatura arrivò fino al vicepresidente della Rockstar, che confermò l'esistenza del Bigfoot, ma solamente in una versione beta non sviluppata, spiegando così alcuni segni rimasti della sua esistenza. Un'altra smentita ufficiale arrivò dall'E3 di Los Angeles del 2005, durante l'intervista Rockstar Speaks, con la seguente dichiarazione. Un argomento ampiamente dibattuto nella vita di tutti i giorni. Gli alieni fanno anche il loro rumore nel mondo di GTA, in particolare nello stato di San Andreas. Anche qui gli avvistamenti e le foto hanno giocato un certo ruolo nel rendere il caso più caldo, anche se tuttavia nel gioco sono presenti innumerevoli indizi. Uno dei più palesi è il Lil Probin di Bone County, che al suo interno ha molti riferimenti agli UFO, tra cui una mappa con delle zone evidenziate, probabilmente punti di interesse di un'indagine sugli alieni. La mappa è presente anche al ranch di Torino. Il locale è ispirato al Little Ale Inn, realmente esistente e situato nel Nevada, per cui più che altro si può parlare di un easter egg in questo caso. Un altro segno della presenza aliena è sicuramente la vicina Area 69, un'Area 51 parodistica inclusa anche in una missione consegnata dal personaggio The Truth, famoso per essere un accanito complottista. L'area è visitabile anche grazie ad un glitch, ma tuttavia al suo interno non si trova nulla di compromettente. Altri indizi riguardano alcune frasi dette da personaggi all'interno del gioco, come ad esempio l'NPC con il cappotto nero e il cappello da cowboy, che nelle vicinanze del geyser, situato presso Regular Tom, esclamerà frasi come «Loro sanno o ci stanno osservando». Nonostante tutte queste evidenze, un'analisi dei file di gioco ha smentito completamente la presenza di UFO al suo interno, chiudendo il caso. Uno dei misteri più intriganti è con una bassa quantità di indizi nel gioco che ha portato a lunga analisi e teorie poco chiare. I riferimenti nel gioco sono pochi, ma significativi. Frasi sospette riguardano un barbiere ed alcune frasi di NPC denominati come Boy Scout. E la più palese, un'intervista alla radio al direttore dell'Epsilon Program, Chris Formage. Ma di cosa parla questa fantomatica religione? Gli Epsiloniani venerano il dio Kiflo, un'entità di cui non si conosce l'aspetto e il potere. Inoltre gli adepti devono seguire un codice di comportamento ed alcune credenze comuni. I passaggi elencati sono 12. Il mondo ha 157 anni. Gli uomini devono accoppiarsi con 9 nuovi partner a settimana, le donne con 6, eccetto a luglio, quando devono andare con 5 uomini al giorno. Gli alberi parlano, ma solo alcune persone li sentono. Sono 3 dei precetti presi come esempio. Per scagionare il mistero, molte deduzioni erano state compiute, e la più famosa era sicuramente quella del furgone rosso, tema centrale del mistero, comparso come ghost car ammaccato su di un preciso lato. Alcuni affermarono che servisse per arrivare a Kiflom in qualche modo, vestendosi completamente di azzurro e compiendo delle precise azioni per raggiungere il presunto dio degli Epsiloniani.
ma ogni metodo provato non portò nulla di concreto. In sostanza, parlando di fatti reali, l'Epsilon Program non è altro che una parodia di Scientology, una religione o filosofia creata da Ron Hubbard, sostenuta economicamente dai suoi membri, uno dei principali motivi per cui Rockstar decise di inserirla come easter egg. Leatherface, il personaggio cinematografico del film The Texas Chainsaw Massacre, ispirato alla storia di Ed Gein, il macellaio di Plainfield. Una storia già di per sé molto spaventosa, inserita nelle immense lande di San Andreas. Un suo possibile avvistamento nelle zone di campagna, soprattutto nelle capanne del Panopticon, allertò subito delle squadre di ricerca del web che decisero di indagare sul caso. Rumori di motoseghe nella notte e sangue dentro i capanni della zona fecero paura per anni ai ragazzini che si imbatterono nel mistero. La presenza di una motosega ottenibile nell'area era un indizio, ed alcuni riferivano che fermare il tempo a mezzanotte durante la permanenza nella zona avrebbe aiutato. Rockstar commentò così riguardo al The Panopticon sul loro sito. Tuttavia, come molti immaginarono, il resto era purtroppo un fake, e le immagini che circolavano sul web dell'assassino con la motosega erano fotomontaggi, o foto di CJ vestito come il famoso Leatherface, data la possibilità di far scattare foto ai membri delle gang. Inoltre, sono state create varie mod sul fenomeno, per emulare il mistero. Un mistero non molto conosciuto, ma che ha intrigato per molto tempo gli appassionati. Il Blue Hell era un'area sotterranea al mondo di San Andreas, accessibile in molti luoghi, come ad esempio la palestra vicino a Grove Street. Per esplorarlo, l'utilizzo di un jetpack era altamente consigliato, vista la vastità della zona. Ciò che si trovava nel Blue Hell non era altro che una porzione di San Andreas senza pedoni o macchine, ma con rumori ambientali e distorti. Il colore blu stranamente veniva riflesso sulla zona, e non era un caso specifico di San Andreas, ma il Blue Hell era presente già da prima nei precedenti titoli Rockstar. Molte persone affermarono che fosse una specie di rappresentazione dell'inferno di San Andreas, mentre altri lo annoverarono come un semplice glitch o bug, o ancora una dimenticanza della Rockstar. Per la verità, quasi ogni gioco open world in 3D presenta una zona sotterranea da cui vengono detratti poligoni inutili mentre si gioca, ed è proprio a questo che serve il Blue Hell. Il fatto che la zona sia accessibile deriva dalle dimenticanze della Rockstar nel lasciare buchi che portano direttamente alla zona. Mistero svelato.